Nel 1859 Manet scopre la pittura spagnola e vi si appassiona profondamente. Qualche anno dopo potrà fare un viaggio in Spagna, ma già da quel momento lo studio della grande stagione della pittura spagnola del Seicento e il realismo disincantato di Goya entrano di prepotenza nella sua produzione artistica. Vuoi scoprire il Manet spagnolo? Guarda il video! Il chitarrista spagnolo del 1860 è una delle opere chiaramente ispirate ai personaggi popolari di Velázquez e sarà ammesso al Salon dell'anno successivo, riscuotendo un discreto successo. Lo spazio è costruito solo con le luci e espedienti pittorici come la leggera obliquità della panca e quella opposta della chitarra. Vale la pena notare il bellissimo inserto di natura morta del piccolo otere di coccio con le cipolle, il magro pranzo del chitarrista di strada, e richiamare alla memoria l'analogo dettaglio del Trionfo di Bacco, ad esempio, di cui Manet possedeva una riproduzione ad acquaforte realizzata da Goya, o il famosissimo acquaiolo di Siviglia con il primo piano dei bellissimi pezzi di ceramica. Nel Ragazzo con la spada del 1861 Manet ci commuove con la rappresentazione del bambino, poco stabile per il peso della spada troppo grande che trasporta e che cerca di bilanciarsi spostando il piede destro verso l'esterno. E questo dettaglio apparentemente insignificante dà alla figura un accattivante dinamismo. Nel 1863 Manet espone diversi quadri al famoso Salon des Refusés che il re Napoleone III fece allestire in fretta e furia al Palais de l'Industrie a causa dei malumori suscitati dall'esclusione di più di 3.000 opere dal Salon ufficiale. Tra gli altri, Manet presentò due dipinti di tema spagnolo che ebbero un discreto successo. Mademoiselle V in costume da spada, cioè da torera, del 1862 e Giovane in costume da mago, cioè giovane in costume tipico spagnolo del 63. I due modelli indossano gli stessi abiti. La posa della modella Victorine Meurent è ispirata a un'incisione rinascimentale, mentre la scena di corrida nel fondo è una copia di una tauromachia di Goya. Il ragazzo, che è il fratello minore del pittore, fu criticato perché alla cura per i dettagli di costume non corrispondeva un'analoga attenzione al volto e alle mani. Sempre nel 1862 Manet dipinge Lola di Valenza, ritratto in costume di una famosa ballerina spagnola che si esibiva a Parigi in quell'anno. La rappresenta sul palcoscenico con il sipario semiaperto come sfondo che lascia intravedere il pubblico del teatro, ma in realtà il quadro fu realizzato nello studio del pittore. La straordinaria attenzione ai dettagli del costume non fu sufficiente a evitare a Manet le reazioni ostili della critica ufficiale che considerò il dipinto eccessivamente provocante. Ma i soggetti spagnoli continuano ad affascinare Manet. Profondamente ispirato da Velázquez è questo Ragazzo con l'orcio del 1862, che in origine faceva parte di un gruppo di famiglia di gitani che lo stesso Manet tagliò in tre parti alcuni anni dopo. Stessa sorte toccò a Il Torero Morto del 64, completamente privo di violenza pur nella crudezza del tema. Perfetto nella sua costruzione spaziale, modernissimo nel taglio fotografico della scena, è un capolavoro a cui probabilmente la parte superiore, raffigurante l'arena, toglieva drammaticità. Nel 1865 Manet parte finalmente per un viaggio in Spagna. Il Prado lo incanta e lo strega, ma la Spagna nel complesso lo delude. E l'artista si rende conto di averla idealizzata guardandola attraverso gli occhi dei maestri. Un esempio ne è questo intensissimo Monaco in preghiera, chiaramente ispirato a Zurbarán.
sia per i lineamenti del monaco che per la violenta macchia bianca del teschio minuziosamente rappresentato. Dipinge diverse versioni della corrida con le sue atmosfere, i suoi colori, la luce abbacinante, il pubblico in delirio e, una volta tornato a Parigi, dipinge il ritratto di uno dei toreri più famosi, Cayetano Sanzi Posas, che aveva visto in azione durante il suo soggiorno mentre saluta il pubblico all'entrata dell'arena. Nonostante l'eleganza della figura e il costume accuratissimo, il quadro fu respinto al Salon nel 1866.